Questa è la situazione di lunedì mattina. Questo video sarà una settimana di pulizie con noi, cioè con me, e il makeover di alcune stanze. Una di quelle è questa qua. E più che altro sarà questa, perché poi lì Giada c'è arrivata, guardate, scrive sopra i muri. E invece di là c'è altro casino, ma poi ve lo faccio vedere dopo. E lì ci sono panni da controllare, da buttare, da lavare, perché stanno lì, sono da lavare. Bisogna lavare bene, bene, bene le finestre. Quindi diciamo che di lavoro ce n'è. Adesso mi metterò un timer con il telefono di Gabriele, così almeno, perché non posso fare tutto in un giorno. Quindi metto un timer di 45 minuti e quello che riesco a fare in quei 45 minuti, bene, ogni giorno sarà così. Adesso passiamo alla nostra camera. Ovviamente spostando la roba da di lì l'abbiamo appoggiata qui adesso. E quindi il casino è tutto qua. Ma presto passerà da un'altra parte. Ma piano piano riuscirò a rimettere a posto. Lo so che adesso è incasinata, lo so che questi sacchi con i vestiti non vanno bene, so tutto. I problemi ve li ho già detti, il motivo per cui è così anche. Quindi non sto a ripetermi e niente, in qualche modo
il fatto di farvi il video mi dà motivazione, mi spinge a fare sempre ogni giorno di più, di più, di più. E quindi grazie veramente tanto. Adesso però mettiamo. Adesso è in questo modo, sicuramente è migliorata, c'è ancora tanto da fare, i sacchi li ho appoggiati qua, adesso piano piano li portiamo giù, do precedenza a quelli lì che sono rotti e oggi pomeriggio prenderò un'altra mezz'oretta sia per andare avanti qua che per andare avanti qua. Adesso però andiamo giù perché si è fatta ora di pranzo. Quindi devo dedicarmi alla sala e alla cucina. E niente, Sabri a casa perché aveva un po' di mal di gola e Giada anche, perciò però stanno già molto meglio, non hanno febbre, infatti domani vanno a scuola. E niente, quindi adesso scendiamo e boh, certo, il lavoro è ancora tantissimo, però piano piano ce la faremo. Stamattina mentre eravamo su ho già fatto partire, cioè quando sono poi scesa in un momento ho fatto partire la lavatrice, quella con le lenzuola. Adesso le vado a mettere in asciugatrice così si asciugano e oggi pomeriggio andiamo a fare i denti.
Sorry, ass DJ. Sorry, ass DJ. Adesso devo andare a sistemare qui e a preparare il pranzo. Fatti, e quindi per oggi nelle camere quello che potevo fare l'ho fatto. Ci torniamo domani mattina. Adesso pensiamo alla sala e alla cena. Zucchierettino di Giada, Gabri, Giorgia, Manuel. Ma presto arriverà anche Sabrina. In questa settimana faremo appunto degli spostamenti, dei... No, ti fai male. Ah no, ma che scemo.
quello, vabbè, qui non ho ancora messo a posto, faremo oggi. Questo è quello che vedo nei miei occhi. Vabbè, a parte i letti da rifare. Quindi... Thank you.
Buongiorno, oggi quarto giorno di queste intense pulizie, riordino e makeover e tutto. E il ferro lo devo cambiare perché si è sfasciato tutto quanto. Infatti prossimamente lo andrò a comprare nuovo. E niente, quindi adesso vado a stirare di nuovo per un paio d'ore. Thank you.
quello che ho stirato. Adesso la vado a mettere, la vado a dividere nelle bacinelle.
cambierà poi tutto. Come avete visto, cioè non so se in realtà l'avete visto, comunque sì, andremo a prendere delle mensole, leverò la bacchetta, leverò la porta perché tanto una sola sta male, metterò una bella tendina e metterò degli scaffalini e questo qui diventerà l'armadio di Giada e in cima magari può diventare, può essere, non so, l'armadio per anche altre copertine, magari quelle più piccole. Così, comunque per adesso è così, poi cambierà, anche là sotto cambierà, lì, ma tanto poi faremo tutto assieme, quindi piano piano lo vedrete.
Allora, la camera a questo punto è così. La cassettiera l'abbiamo messa lì perché comunque due cassetti sono funzionanti e quindi la teniamo. E lì vabbè c'è ancora la roba e i letti sono sistemati così, vabbè quello di Giada non l'abbiamo fatto e niente, qua è così, ma adesso è ora di andare a preparare la cena, perciò resta diciamo così e domani poi vado avanti a mettere in ordine. Di qua purtroppo c'è il lampadario che non funziona, devo chiamare l'elettricista per capire. E quindi qua c'è l'armadio, questo lettino di Pia, il nostro letto e poi lì c'è quello lì e boh, adesso vado a preparare la cena e poi domani si continua.
Ed eccoci qui alla fine di questa settimana, di questa domenica. Io spero che il video vi sia piaciuto. È stato un video difficile, non da fare, ma da rivedere, da editare. Nonostante questo, sarà uno di una lunga serie perché ci sarà il makeover di tutta la casa e vi porterò con noi. Mi rendo conto che è una situazione assurda e, come vedete, sto cercando di reagire e di migliorare. Spero che rimarrete iscritti al canale dopo ciò. Io vi saluto, vi auguro un buon lunedì e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!